10 agosto 1761, Castel Sant'Angelo, Roma. Estratto dalle memorie personali di Carlo Albani, cursore apostolico della Santa Sede. L'incontro appena conclusosi nelle residenze private di Sua Santità ha confermato le mie preoccupazioni. Sappiamo tutti bene quanto turbarono Papa Alessandro VII la proclamazione della Restauratio Imperi prima e la vittoriosa campagna militare in Italia degli eretici ortodossi. Ma le nuove notizie arrivate oggi fecero precipitare le poche e fiduciose aspettative verso il futuro. La proclamazione della bolla papale di un mese fa, una Roma, una Fides, non ha mosso gli animi dei reali europei quanto ci si aspettasse, vanificando le speranze della creazione di un fronte cattolico unito a protezione della Santa Sede e della cristianità tutta. La ferrea stabilità dei legami diplomatici e militari stretti dal cosiddetto e autoproclamatosi Impero Romano d'Oriente sembrano legare a sé gli imperi limitrofi e i suoi alleati grazie a un timore e un rispetto, Dio non voglia, pericolosamente superiore forse all'autorità di Alessandro VII. Le casate dei Trasmarana di Castiglia, dei Valois di Francia, degli Jagelloni di Polonia, addirittura il Sacro Imperatore d'Austria, Ludovico I d'Asburgo, hanno tutti espresso una teorica promessa di supporto al nostro Sacro Vicario di Cristo, questo è vero, ma tuttora hanno negato un coinvolgimento diretto nella causa. Davanti a ciò, solo il tempo ci potrà dire se la forza della nostra fede riuscirà a spezzare le macchinazioni internazionali di questi bastardi eretici greci. Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale e soprattutto bentornati con la nostra bellissima visuale globale dedicata alla nostra serie con l'Impero Romano d'Oriente. Ebbene sì ragazzi, perché come avete sentito nella nostra introduzione sembra che ormai si stia pericolosamente avvicinando una sorta di resa dei conti sia politica che religiosa tra due grosse sfere di controllo della rispettiva zona geopolitica del mondo e dell'Europa. Stiamo parlando di un vero e proprio clash di titani tra cristiani e ortodossi. Come andrà avanti e come terminerà questa inevitabile guerra sarà da vedere. Sarà una guerra magari solo dal punto di vista religioso, per imporre una supremazia religiosa, oppure una delle due parti farà il passo più lungo della gamba, provocando inevitabilmente un conflitto armato all'interno dei due confini e dei due territori? Questo lo vedremo solo andando avanti nella nostra campagna, ma prima di iniziare ragazzi permettetemi di fare i miei dovuti ringraziamenti ai miei consiglieri dello scorso episodio, tra i quali Gianfranco Nezzo, Adriano Silva, Vale Drake, Victor Paolicelli e Giorgio Zisa. Un ringraziamento a tutti voi, grazie mille ragazzi, cercherò sicuramente di seguire alcuni dei vostri consigli che sono stati molto utili già in questo episodio, altri avranno necessità di alcune preparazioni, quindi magari dei prossimi episodi, ma terrò sempre bene a mente tutto ciò che mi dite. Innanzitutto anche tra le altre cose un ringraziamento per la pazienza che state avendo, ma come sapete adesso è un periodo un po' difficile, non riesco sempre a far uscire degli episodi, vi garantisco un episodio a settimana di Europa Universalis 4, ma è molto difficile mantenere la stessa cadenza di prima, quindi a tutti voi che ancora mi seguite rimanete fedeli e affiatati per il prosieguo della nostra avventura e narrativa, davvero un ringraziamento a tutti voi. Bene ragazzi, dunque direi che a questo punto siamo pronti per iniziare questo nostro nuovo episodio. Purtroppo ho una brutta notizia per voi, come vi avevo accennato nello scorso, avevo cercato di editare la bandiera qua di Bisanzio con quella che avevo trovato modificata, creata da degli utenti dell'Impero Romano d'Oriente. Il problema è che sono riuscito a creare la mod, ma il gioco purtroppo la accetta solo se non si parte da un salvataggio già esistente. Quindi purtroppo, sebbene comunque nelle introduzioni narrative utilizzeremo la nuova bandiera dell'Impero Romano d'Oriente, quella viola che avete visto, inevitabilmente in gioco continueremo a giocare con la bandiera di Bisanzio. Purtroppo mi spiace.
Un'altra cosa da dire, come state vedendo qua a destra, abbiamo una presenza gigante di truppe perché, come vedete qua anche dal denaro, ho speso un bel po' di soldini per andare a portare un esercito a una presenza un po' più attiva. Stiamo parlando infatti di circa 324.000 uomini. Questo dovuto al fatto che adesso le truppe dovrebbero essere pari a un layout, per così dire, di 31.420, se non erro. Inoltre, un'altra cosa da fare, come state vedendo, abbiamo già raggruppato la nostra marina, disponendo di un totale di 4 flotte commerciali che si stanno suddividendo tra Aleppo, Alessandria, nord della Crimea e Ragusa, mentre abbiamo una flotta militare composta da niente poco di meno di 85 navi, al momento a Corfù, composte da 10 navi pesanti, 30 galle e 45 trasporti. Non è una marina così forte, così colossale, però tutto sommato diciamo che può essere una marina interessante che ci permetta quantomeno di trasferire le truppe con sicurezza, senza andare eccessivamente a rischiare, ecco. Nell'immediato, in questo episodio, voglio andare un attimino a fare un po' di soldi, andare ad alzare le nostre entrate, cercare di abbassare questa nostra corruzione, anche perché, come vedete, dobbiamo continuare a fare l'integrazione delle province e inoltre aumentare le nostre idee, chiudere le quality e appena avremo la possibilità magari andare a dichiarare una nuova guerra con Urbino. Dovremo aspettare abbastanza tempo, 10 anni, quindi direi che possiamo anche partire. Il Senato ha preso il potere, interessante, va bene, ma anche perché l'avevo già messa come opzione. Intanto guardate che bello le nostre truppe che lentamente si stanno unendo. E abbiamo la Francia che ci chiede di entrare in guerra. Contro chi? Provenza, Netherlands e Cilli? Wow! L'Olanda quante uomini ha? 210, loro 179. Bel problema, ragazzi. Sapete che quasi quasi accetto, ma non vado magari a muovere le truppe direttamente. Magari conquisto giusto Cilli e qualche territorio qua per la Francia, ma non do un eccessivo e interessante aiuto. Facciamolo. Entriamo in guerra, allora andiamo a unire le nostre truppe. Ok, andiamo a togliere tutti i forti e andiamo ad attivare solo quelli sul confine. Perfetto, poi andiamo a portare loro appena possiamo qua. Dunque, possiamo far diventare il nostro imperatore diligente oppure goloso. Allora, lui che tratti ha al momento? Genio tattico e ben connesso con la popolazione. Beh, lo vedo diligente. Come cosa la vedo molto interessante. Allora, intanto andiamo qua. Voglio vedere un attimo se abbiamo quindi la conferma dell'entrata in guerra, sì, della Olanda. Quindi direi che secondo me, se occupiamo Cilli e basta, possiamo fare le cose tranquille e serene. Anzi, già che ci siamo, ragazzi, ok, no, abbiamo già le war taxes, molto bene, quindi andiamo ad abbassare, togliamo il mantenimento alla flotta, ma non serve più di tanto. Allora facciamo così, vediamo un po' se possiamo sbrigarci prendendo il forte.
Bene, il nostro imperatore è diventato multilinguista. Diplomatic reputation più 1, diplomatic reputation cost meno 7. Mi piace. Abuso di potere. Stanno arrivando dei report preoccupanti, principalmente dovuti al nostro Marshal Alexei Wittgenstein. Vediamo subito chi è. Ah, il nostro advisor militare. Sembra che stia usando i suoi soldati per estorcere denaro dalle popolazioni di Costantinopoli. Aia. Però noi siamo ben connessi con la popolazione, quindi... Sì, lasciamo la corte, guadagniamo del potere militare e a questo punto andiamo un attimo a restaurare il nostro... ok, allora, noi dobbiamo prendere le amministrative e le militari, quindi quasi quasi direi questa la togliamo e proviamo a prenderne uno nuovo. Al momento guadagniamo 42. Morale, forza delle armate, ma proviamo a togliere questo, vediamo se troviamo qualcuno che abbia una cultura accettata. Siriano, oh, non è una cultura accettata. E se io invece facessi così? Beh, ragazzi, accettare la cultura siriana la vedo sensata, anche perché nello scorso episodio, se vi ricordate, avevamo detto che era anche la cultura siriana che aveva formato l'impero romano d'Oriente. Lascio scegliere a voi quali possono essere le altre culture da accettare. Ne abbiamo ancora due, quindi potrebbe essere una bella scelta andare di bosniache egiziane, però lascio scegliere a voi. E adesso a questo punto, perfetto, dobbiamo andare poi a prendere lui. Appena possiamo. Abbiamo un royal marriage dalla Scandinavia, molto bene. Andiamo anche qua adesso a fare un nuovo costo per da convertire le nostre truppe. Allora, sviluppi e cambiamenti di provenienza per la nostra produzione locale. Allora, wow, quanto? 4.800? Per cercare di sviluppare e supportare l'industrializzazione? Dunque, vediamo un attimo. L'industrializzazione ancora non è arrivata. Allora, proviamo a fare due calcoli. Il nostro debito è di 1.375 ducati. Quindi, voler prendere un debito di 5.000 ducati, facendo una media di 30 ducati, vogliono dire... circa 120 mesi, quindi vuol dire meno di 10 anni, quindi potenzialmente potremmo riuscire a fare la guerra e chiudere il debito, quindi potremmo effettivamente farlo. Però c'è anche da dire che noi dobbiamo giocare storici e narrativi, quindi il nostro advisor è un well connected. Quindi vedo sensato che accetti questo per cercare di aumentare la produzione a Costantinopoli e in questo modo limitare i problemi. Però National Manpower è un po' basso, cioè è un po' brutto come bonus. Proviamoci ancora una volta. Che palle. Che palle. Tra le altre cose, ragazzi, non so se lo sapevate, noi abbiamo la capitale più potente e più sviluppata al mondo, con un 66 di dev. Quindi, se non lo sapevate, sapevatelo. Ok, allora, questo lo portiamo qua, questo facciamo così, questo facciamo così, questo facciamo così. Perfetto, ottimo. Questi sono a posto, questo così... e questo così. Ok. Adesso questo facciamo così. Poi prendiamo le nostre truppe, le togliamo il mantenimento e andiamo a mettere il drilling dove abbiamo i nostri generali. Così dovremmo essere ampiamente tranquilli. Perfetto. Ok.
Ottimo. Andiamo a prendere l'ultima nostra idea delle innovative, perfetto. E abbiamo finalmente finito le innovative. Possiamo prendere una nuova policy. Guardate quante robe che abbiamo. Aggressive Expansion Impact mi piacerebbe moltissimo. Soprattutto perché adesso dobbiamo andare in una campagna in Italia molto estensiva. Anche perché l'Advisor Cost ci può servire. Quindi andiamo a prendere questo, molto bene. Possiamo costruire il canale di Suez. Quanto c'è? 20.000? Oh mio Dio. Tantissimo. Ok, allora, andiamo un po' e cerchiamo di vedere un po' se riusciamo, santo cielo. Oh, bene, disciplina. Dimmi che la cultura è greca, benissimo. Bene, stanno finendo le prime paci e le prime guerre. Abbiamo anche un generale greco, perfetto, quindi lo possiamo prendere. Andiamo poi dopo a potenziarlo, faremo a tempo debito. Allora, crescendo a Creta, Elena, che è la nostra basilessa, anzi ormai è la nostra imperatrice, è diventata molto più decisa, legata alle amicizie con i suoi amici, essendo una figlia da bambina molto calma. Questo suo stesso senso per le amicizie l'ha portata a essere molto attenta su chi invitare a cena da quando è arrivata a Costantinopoli, e questo è portato inevitabilmente a una sua propensione agli affari di Stato. Durante un meeting recente con un diplomatico estero ha detto che le negoziazioni ormai indispensabili della basilessa imperatrice facevano parte ormai come una necessità del nostro Stato. Eccellente, 50 di diplomatic power. Bene, mi piace. Allora, guadagniamo 71, molto bene, molto bene. Quindi magari quasi quasi facciamo un nuovo potenziamento anche della nostra truppa. Tra l'altro noto che questo probabilmente è già un po' troppo. Ok, spostiamolo qua. Perfetto. Così, ottimo. Allora, un'altra cosa che vorrei magari iniziare a fare. No, sto già facendo molto bene il Bid Spy Network su Tunisi. Allora, di nuovo riforma liturgica. Dunque, vediamo un pochino. Il nostro imperatore non ha molti problemi, quindi direi andiamo a prendere un po' di potere con la Chiesa. Anche perché vedo sensato che il nostro imperatore stia comunque cercando di avere un legame stretto con un clero ortodosso che dovrà inevitabilmente andare poi a supportarlo appena la nuova campagna in Italia sfocerà per la conquista, come si sta ventilando in zone all'interno della corte, nella conquista di Roma, presto o tardi, per la ricongiunzione della prima e seconda Roma in una sola. Ok, allora, frattura mercantile, wow, 400 ducati? No, prendiamo mercantilismo. Tanto abbiamo abbastanza denaro per permettercelo. Andiamo a prendere la nuova tecnologia, molto bene. Ok, ragazzi, spettacolo. Benissimo, un buon salto in avanti. Un buon salto in avanti. Perfetto. Poi continuiamo a fare le nostre conversioni piano piano. E voglio provare un pochino a vedere se c'è la possibilità di iniziare a spendere dei soldi. No, non ancora. Santo cielo. Allora, abbiamo un casus belli per imperialismo. Va bene. Ha portato dentro anche Castiglia nella guerra?
Addirittura, mamma mia. Cattivissimo. La Francia cattivissima, ragazzi. Allora, debiti di corte. Un mercante si è avvicinato alla corte e con attenzione chiede un pagamento per un recente debito preso da Panagiotis Monomachos, che penso sia il nostro advisor amministrativo. Allora, ma sinceramente facciamo così, aumentiamo un po' le tasse e cerchiamo di perdere un po' di punteggio, che male non fa. Andiamo a potenziare ulteriormente il nostro advisor militare e anche il nostro advisor. Molto bene. In Calabria. Cazzo. Cazzo. Non l'avevo visto. Cazzo, non l'avevo visto. Ok, allora andiamo ad alzare il mantenimento. Porca miseria, ragazzi, mi sono distratto. Allora, possiamo scegliere tra Liberty Desire, ignorare la distanza dei core, Global Naval Engagement, Free March Cost. Ok, sapete che quasi quasi prendo ignorare la distanza dei core. Però abbiamo già tutti i core necessari qua. Dai, forza, marcia forzata priva di costo. Va bene. Marcia forzata priva di costo. Poi andiamo qua. Ok. Benissimo. Tra l'altro noto che adesso possiamo anche mantenere l'esercito attivo. Molto bene. Allora, poi andiamo a fare un'ulteriore chiusura qua. Perfetto. Allora, 31.420. Molto bene. Aia! Troppi codardi dovuti al fatto che le nostre esercito viene principalmente composto di popolani che se ne stanno scappando. 33.000 di manpower in meno. Me coglioni, ragazzi. Non me l'aspettavo assolutamente una roba del genere. Allora, proviamo un attimino adesso a capire come possiamo andare a potenziare anche un po' le nostre truppe. Tra l'altro mi sono reso conto in questo istante, ragazzi, che non avevo fatto partire il timer. Quindi non so esattamente a che punto siamo con la nostra partita. Allora, 31.420, quindi direi 24.712. Perfetto. Ok, ottimo. A questo punto, ragazzi, quasi quasi, appena abbiamo la fine della guerra della Provenza, quasi quasi magari posso pensare di andare a terminare l'episodio. Per riuscire poi così. Oh mio Dio, un'altra guerra. Chi è che questa volta dichiara guerra? Il Commonwealth. Attenzione. Contro chi? I Mughals? Oddio. Contro i Mughals? Oh. Merda. Ok, allora. Cambio di piani, amico mio. Provi a darmi qualcosa? No, ok. Allora, Provenza, facciamo subito una pace separata. Leviamoci dalle palle. E andiamo ad aiutare, in questo caso, i Mughals. Andiamo ad aiutare i Mughals dove si può. E visto che abbiamo la marcia forzata gratuita, usiamo la marcia forzata. In modo tale da sbrigarci un po'.
Allora, adesso, nuova conversione. Ok, andiamo adesso qua, andiamo ad accettare. C'è pure lo Yemen. Cazzarola. C'è anche lo Yemen. E allora dobbiamo muoverci anche qua. Lo Yemen quanti uomini ha? 62, ok, due truppe possono bastare. Mentre loro 142, ok, quindi tutto sommato può essere fattibile. Poi, fermi tutti, andiamo a fare che cosa? Bella domanda. Scendiamo un attimo a velocità 3. E vediamo appena c'è il tick. Allora, Mughals e loro. Ok. Allora, intanto loro dobbiamo prendere dei nuovi generali perché mi interessa avere gente un minimo skillata, anche se poi avremo troppi. Ok, anche se ne avremo poi troppi. Aspettiamo l'arrivo delle truppe dall'occidente, dopodiché inizieremo a svilupparci contro i Mughals. Detto questo, facciamo anche un po' di claim nella regione costiera di Tunisi, tutte le regioni che teoricamente dovremmo andare poi a conquistare. Ottimo, perfetto. E appena avremo saremo arrivati con le truppe, ragazzi, quasi quasi direi che possiamo iniziare ad fare i primi passi, avanzare e salutarci, tra le altre cose. Allora, loro adesso togliamo la marcia forzata. Loro tolgono la marcia forzata. Loro idem, ok. E così siamo tranquilli. Allora, questo chi è? Michael Gabras. Allora, Michael Gabras lo prende lui. Perfetto. Poi, lui si sposta qua. Lui si sposta qua. Lui si sposta qua. Lui si sposta qua, mentre lui si sposta qua. Ok. Anzi, e lui si sposta qua. Ok. Questi appena si vanno a unire, andiamo poi a portarle giù nello Yemen. Ok. E questi vanno qua. Perfetto. Qua togliamo anche la marcia forzata. Abbiamo questa truppa che deve andare qua, molto bene. Allora, facciamo solo un controllino per vedere come siamo messi per quanto riguarda gli assedi. Questo a 0, questo a 2. Ok, questo è un forte di... No, questo è un forte, quindi allora, questo va qua e questo si sposta qua. Molto bene. Detto questo, ragazzi, direi che possiamo salutarci. Non so bene a che punto siamo con il nostro... Beh, scusate, perché non sono in guerra con lo Yemen? Ah, non sono in guerra con lo Yemen. Che scemo. Allora, questi qua li posso tutti direzionare qua. Ale, ragazzi, Ale, posso fare una penetrazione in Yemen da far paura. Ok, va bene, mi piace.
come vi dicevo ragazzi, adesso quasi quasi ci possiamo anche salutare. Tutto sommato non vedo sensato continuare eccessivamente la partita, anche perché non vi saprei dire esattamente fino a che punto siamo con le nostro timer, le nostre tempistiche. Detto questo, la nostra guerra per dare una mano al Commonwealth sta andando avanti. Sembra quindi che il Commonwealth abbia optato per un'espansione a danno verso Meridione, non contro la Russia ma contro i Mughals. E detto questo, direi quindi che ci possiamo tranquillamente vedere poi il prossimo episodio. Mi raccomando ragazzi, non mancate, datemi un consiglio su come avanzare in questa guerra e ci vediamo il prossimo episodio. Ciao! Mi raccomando, state pronti, perché probabilmente tra meno di 5 anni inizieremo una nuova espansione in Europa.